Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, come vedete, mi sto preparando per stirare perché comunque, come dicevo, la roba è tantissima e quindi devo stirare. Oggi la schiena va meglio. E quindi ne approfitto un po' per stirare. Diciamo che non c'è. Quindi. Non credo stirerò tantissimo, eh. Però un po' volevo stirare, anche solamente fino a mezzogiorno per dire. Ops, no, c'era l'acqua, eccoci che non la vedevo. Ops. Vabbè, questa la rimetto qui dentro. Quindi inizio a stirare un pochettino e le bambine sono giù che fanno colazione con la nonna e boh, la giornata questo sabato inizia già così stirando e boh, vediamo poi durante questo fine settimana quello che facciamo. Comunque Maurizio lavora, quindi non credo faremo grandi cose, però in base a quello che facciamo vi porterò insieme a voi e insieme a noi, insieme a voi vi porto e vi farò vedere. Quindi io adesso vado avanti. Cioè, ho appena iniziato veramente. Comunque, faccio quello che devo fare e poi magari quando ho finito vi faccio vedere quanto è stirato. Ok, ciao, ci vediamo dopo. Allora, questa è la roba che ho stirato stamattina. Vabbè, le mutande le ho solamente piegate. E invece di là c'è la roba che ho solamente piegato. Ci sono tre o quattro pezzi. Comunque, in 2 ore diciamo che va bene. Adesso mi sono già preparata qui la roba da stirare dopo. E quindi adesso. Pronti. Adesso andiamo a far pranzo e poi dopo pranzo continuo. E questo invece è quello che ho stirato oggi, pochissimo. Qui sono macchiati proprio. Pochissimo perché avevo una cosa in testa che non riuscivo a risolvere, quindi ho girato, ho chiesto anche aiuto a Chiaretta Alfredo e abbiamo forse capito. Adesso devo aspettare e vediamo un po', speriamo di aver risolto. Comunque adesso vado giù per preparare la cena. Allora, eccoci qua per preparare la cena. Dunque, stasera faccio pasta con peperoni, zucchine e cipolla. E aspettate che l'ho messo male. No. Ma non la voglio. E adesso poi vado a cercare anche la fonte proteica perché ancora non ne ho idea. Non so se mettere tipo della carne trita, ma penso sia l'unica soluzione perché altrimenti non saprei cosa metterci. E boh, quindi questa qua sarà il nostro condimento per la nostra pasta. Adesso mi metto a pulire tutte le verdure e intanto guardo qualche video su YouTube.
Intanto che io ho iniziato a pulire le varie verdure, Giada mi stava gentilmente lavando la padella, la wok che mi serviva poi per farci cuocere tutte le verdure, eccetera. È stata molto molto gentile. Allora, qui c'è la cena, pasta con zucchine, peperoni, carne trita e ovviamente il formaggio. Adesso noi ceniamo e poi penso ci aggiorneremo domani. Ciao! Buongiorno! Allora, oggi è domenica e noi siamo pronti perché stiamo andando al sushi, cioè al ristorante giapponese che ha sushi, perché andiamo, visto che domani poi è il compleanno di Maurizio. E poi domani faremo torte, tortine, vi faremo vedere i festeggiamenti e tutto. Ma oggi andiamo a mangiare al ristorante Giapponese! Giapponese! Ciao! Ma è meglio dentro, che poi fuori ci sono api, mosche, danzane, criceti. Non la mettono più che esce un'acqua. Sì, ma sono metti tutti due per ok. Ma non vuoi fare la challenge per mangiare tutto? Non fare la challenge. Come quelli che vanno a 34 anni sulla torta ci scrivono la cosa. Stiamo andando da Wawa per prendere il regalo di compleanno per Maurizio. E il giapponese l'abbiamo detto, siamo andati oggi, non credo andremo, non dico mai più, ma passerà un bel po' di tempo. Adesso stavamo anche valutando di tornare di nuovo, che un mese va a Maurizio, magari con uno dei ragazzi, un mese vado io, perché veramente Andare tutto è assieme. diventato, cioè i prezzi si sono alzati anche lì. E è veramente una spesa troppo alta per una famiglia numerosa e veramente non è una cosa fattibile. Ecco. Adesso andiamo a prendere il regalo di compleanno per Maurizio, oltre all'abbonamento in palestra che ha già. Vero? E la vogliamo comprare. Andiamo. Loro sono già andati. Luca e Giada. Nonna, mi hanno truffato. Mi hanno truffato. Ti hanno truffato. Sì. Grazie.
qua ti serve un po'. Allora, io e Maurizio stiamo tornando giù un attimo perché avevamo preso un cavo per Giada, ma non andava bene, quindi siamo andati giù per cambiarlo e prenderne un altro. Poi in realtà non abbiamo potuto cambiarlo perché mancava un pezzo, lo andrò poi a cambiare domani, però comunque abbiamo preso quello giusto per Giada. Ed eccoci arrivati alla cena, una cena leggera perché comunque oggi abbiamo mangiato tanto al giapponese. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere sotto nei commenti se voi avete delle tradizioni ai compleanni di figli, parenti, mariti, eccetera. E vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!